in questo numero di Salute Magazine. Un silenziatore molecolare nasconde la leucemia. La malattia renale cronica colpisce un adulto su 10. Campus Biomedico, l'innovazione alle porte di Roma. In quasi la metà dei casi di recidiva dopo trapianto di midollo osseo, ciò che permette alle cellule della leucemia mieloide acuta di sfuggire al controllo immunitario non è una mutazione nella loro sequenza di DNA, ma una modifica epigenetica. Il DNA, che codifica per le proteine HLA, che rendono il tumore riconoscibile ai linfociti del donatore, viene momentaneamente impacchettato e nascosto. Ricercatori dell'ospedale San Raffaele hanno ora scoperto come invertire il processo, forzando le cellule leucemiche a mostrare le loro proteine HLA e rendersi così nuovamente vulnerabili all'azione antitumorale del trapianto. Ad illustrare il problema di queste recidive e l'efficacia di un farmaco sperimentale, Luca Vago, professore di ematologia dell'Università Vita Salute San Raffaele, che ha coordinato il lavoro, e Raffaella Di Micco, group leader dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica. Nonostante il trapianto di cellule staminali ematopoietico, trapianto di midollo osseo, stia diventando sempre più fattibile e sempre più efficace per curare i tumori ematologici, purtroppo molti pazienti vanno ancora incontro a recidive di malattia, cioè la malattia dopo un'apparente scomparsa ricompare in forma di recidiva. Quello che abbiamo scoperto è che questo avviene perché le cellule tumorali sono in grado di nascondersi al sistema immune, diventando invisibili a questa azione terapeutica del trapianto. E con questa scoperta molto recente andiamo a capire un po' meglio qual è il meccanismo attraverso cui questo avviene e soprattutto scopriamo che ci sono determinati farmaci che per fortuna sono già in sperimentazione nei nostri pazienti che possono revertire questo meccanismo, per cui rendere di nuovo la leucemia visibile al sistema immune e quindi aiutare il trapianto a funzionare di nuovo. Quello che abbiamo scoperto è che nei campioni di recidiva dopo il trapianto di midollo la cromatina viene impacchettata e viene chiusa. In particolare questo processo avviene ai geni immunologici, i geni che dovrebbero rendere il tumore visibile al sistema immunitario. E applicando una serie di metodologie genomiche e integrando diversi approcci di multiomica, siamo riusciti ad arrivare a un regolatore epigenetico che si chiama PRC2, Polycomb Repressor Complex 2, che ha proprio la funzione di nascondere i geni dell'immunità del tumore. Questo regolatore può essere inibito, e con degli inibitori siamo in grado di spiazzare l'inibitore dalla cromatina e riattivare i geni del sistema immunitario, rendendo la leucemia visibile nuovamente ai linfociti. La malattia renale cronica colpisce circa il 10% della popolazione adulta nel mondo. In Italia i pazienti che si trovano negli stati medi o avanzati della malattia sono quasi 4,5 milioni. Numeri in costante aumento a causa dell'invecchiamento della popolazione e del cambiamento climatico che incide profondamente sullo stato di salute dei reni. Eppure, 7 italiani su 10 non hanno mai fatto visite specialistiche per il controllo dei reni e solo il 12,3% le ha fatte negli ultimi 3 anni. Questi dati che emergono da un'indagine condotta da Astra Ricerche per la Società Italiana di Nefrologia su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta. Dati che, per Pier Giorgio Messa, presidente della Società Italiana di Nefrologia, sono in linea con quello del ritardo diagnostico che si registra per la malattia renale cronica. Ci si preoccupa della salute dei reni non in un'ottica di prevenzione o di intervento precoce, ma quando ormai la malattia è in uno stadio avanzato tale da richiedere la dialisi o il trapianto. Le malattie renali danno raramente segnali chiari e riconoscibili e per questo vengono spesso scoperte per caso, in fase ormai avanzata, in occasione di esami svolti per altri motivi. Il Campus Biomedico realizzerà un parco sperimentale multifunzionale alle porte di Roma, in un'area verde capace di far incontrare ricerca, formazione e cura della persona. Il progetto è stato presentato in occasione di un incontro tenutosi in Senato. Noi dalla fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, siamo pronti a partire
e abbiamo bisogno anche di fare nuovi spazi, per esempio per allargare l'attività di formazione universitaria, le aule. Siamo già stretti perché i ragazzi vengono alla mattina presto e vanno a casa a dormire alla sera. Ci vogliono spazi di socialità, dobbiamo avere spazi non solo per le aule, ma anche per attività sportive. Il progetto, il master plan è veramente bello articolato, coniuga formazione, ricerca, ricerca traslazionale, assistenza, anche sostenibilità e biodiversità. La biodiversità è una cosa molto nuova, un concetto importante che rientra anche nelle linee strategiche di evoluzione del nostro piano PNRR, di cui il CNR si farà anche promotore. L'obiettivo del progetto è la creazione di un modello innovativo e sostenibile, unico in Europa, un polo della salute e della formazione immerso nella natura, capace di attrarre talenti dal Mediterraneo, start-up, ricercatori e imprese. Noi siamo convinti che lo snellimento burocratico che il PNRR sta portando e i prossimi decreti che porteranno un ulteriore snellimento della fase burocratica di approvazione di tutti i progetti ci consentiranno di dare un'ulteriore accelerazione a progetti come questo.